leaderboard. Lui forse è quello che si è occupato in maniera, vabbè, insomma, si è occupato anche lui, però in maniera molto precisa di questo problema della società dello spettacolo. Insomma, è conosciuto prevalentemente per questo suo studio. Cosa dice Debord, Diego? Sì, potremmo dire che il testo di Guy Debord, La società dello spettacolo, è una riscrittura del capitale di Marx in relazione alla società dello spettacolo o dell'accumulazione di immagini, come anche dice Debord, però utilizzando la formula delle tesi su Feuerbach di Marx. Perché? Perché Guy Debord scrive tramite tesi, la società dello spettacolo è una successione di tesi. Rapide in alcuni casi, più articolate in altri, dove però il focus dell'analisi è una riscrittura della critica dell'economia politica fatta da Marx nel Capitale 1867, rifatta dopo 100 anni da Debord in relazione alla società dello spettacolo. E infatti la prima tesi con cui si apre l'opera recita: tutta la vita delle società in cui regnano le moderne condizioni di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione. Ecco, l'immensa accumulazione richiama direttamente l'apertura, l'ouverture del Capitale di Marx, dove si dice che le società in cui è dominante il modo capitalistico della produzione si presentano come una angeoire Warensammlung, una inaudita raccolta di merci, accumulazione di merci. Qui invece si parla di accumulazione di spettacoli. La civiltà dello spettacolo accumula senza posa spettacoli e in secondo luogo separa la vita dalla rappresentazione. Tutto ciò che un tempo era vissuto ora diventa rappresentazione. Credo che ne abbiamo una tangibilissima prova nell'odierna società dello spettacolo, in cui è difficile capire dove sia il reale e dove sia il rappresentato, no? Tant'è che continuamente bisogna smentire fake news perché diventa difficilissimo poi, in questo proliferare di spettacoli che si accumulano, riconoscere ciò che è appunto caratteristico della realtà e non della sua mediazione, perché lo spettacolo, proprio come la caverna platonica, ci mostra come reale in realtà ciò che è mediato dagli uomini dello spettacolo. Ciò che noi vediamo sullo schermo televisivo, direbbe Debord, non è mai la realtà, ma è già una realtà mediata, filtrata da chi ce la fa vedere, proprio come ciò che vediamo sul fondo della caverna, Repubblica, libro settimo. Non è la realtà, ma sono immagini che qualcuno fa comparire sul fondo della caverna con il chiaro intento di far sì che noi le scambiamo per la realtà. E dice, ancora una volta, civettando con il Capitale di Marx, dice nella tesi 4 Guy Debord: lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma è un rapporto sociale fra persone mediato da immagini. Come dire, ciò che noi vediamo accendendo la TV non sono semplicemente spettacoli e immagini che si mettono in movimento da sole per divertirci, no? È un rapporto sociale che si nasconde ed è mediato dalle immagini. Cioè, in qualche modo, le immagini che vediamo sullo schermo televisivo inscenano già e al tempo stesso nascondono, dietro l'apparente neutralità delle immagini, un chiaro rapporto sociale, cioè la società alienata, la società di classe nella quale siamo proiettati. Ecco, in questo senso, appunto, il mondo in cui ci troviamo è il mondo dove viene affermata l'apparenza. Si ritorna al tema platonico della critica della sofistica. Nella tesi 10, scrive Debord, considerato secondo i termini suoi propri, lo spettacolo è l'affermazione dell'apparenza. E poi dice l'affermazione di ogni vita umana, cioè sociale, come pura apparenza. E dice poi ancora: ma la critica che coglie la verità dello spettacolo lo scopre come la negazione visibile della vita, come una negazione della vita che è divenuta visibile. Punto. Cioè, appunto, lo spettacolo è negazione della vita che di fatto solo se noi cogliamo l'essenza dello spettacolo cogliamo che esso è negazione della vita, altrimenti noi lo scambiamo per la vita stessa. Ecco che potremmo dire che nella società dello spettacolo è vero solo ciò che appare, esiste solo ciò che appare, tutto ciò che non appare non solo non è vero, ma propriamente non esiste.
variando la nota formula del filosofo Berkeley, esse est percipi nella società dello spettacolo. L'essere si risolve nell'essere percepito sugli schermi televisivi o sulle pagine dei rotocalchi patinati. Dice ancora molto bene Guy Debord, tesi 12. Lo spettacolo si presenta come una enorme positività indiscutibile e inaccessibile. Non dice nulla di più che ciò che appare è buono, ciò che è buono appare. L'atteggiamento che pretende per principio è l'accettazione passiva che di fatto ha già ottenuto con la sua maniera di apparire senza replica, con il suo monopolio di ciò che appare. Ecco, questa tesi, la dodicesima, quelle di Marx su Feuerbach erano 11, quelle di Debord sono molto di più. In realtà la tesi 12 occupa un posto importantissimo, credo, nell'ordito narrativo del testo. Dice intanto: lo spettacolo è enorme positività indiscutibile e inaccessibile. Positività vale qui come positum, non in senso assiologico. Lo spettacolo è un positum, cioè qualcosa che sta dinanzi a noi, che noi vediamo come dato, inaccessibile, indiscutibile, sta lì dinanzi a noi. E cosa fa stando lì dinanzi a noi? Ci ribadisce sempre di nuovo che ciò che appare è buono e ciò che è buono appare. Come dire, quel che noi vediamo sullo schermo televisivo è buono perché appare e tutto ciò che è buono in ogni caso deve apparire sullo schermo televisivo. Ecco che quindi manipola il nostro immaginario, potremmo dire. Di più, pretende che noi accettiamo passivamente ciò che vediamo. In fondo, questo è molto semplice da comprendere. Davanti allo schermo della televisione, noi stiamo in una posizione schiettamente passiva, di spettatori, homo videns. Semplicemente vediamo ciò che il sofista di turno dietro il muricciolo platonico ci fa vedere sullo schermo della TV. E in questo modo noi siamo passivi. Per tornare ad Adorno, che prima menzionavamo, ma anche Pasolini, era ben chiaro a questi autori il fatto che la televisione non è qualcosa di democratico o di potenzialmente democratico, non dipende dall'uso che se ne fa. Non è che se parla Mussolini o Hitler la TV è autoritaria e se invece parla, supponiamo, Mike Bongiorno o Vianello o altri, diventa democratica perché loro sono buoni a differenza degli altri. Allora, che loro fossero buoni e gli altri no, d'accordo, ma la TV come strumento è in quanto tale, direbbe Pasolini, non democratica nella sua stessa struttura, perché presuppone che qualcuno parli e altri ascoltino senza replica. Non c'è un dialogo, c'è un flusso unidirezionale di informazioni. Si sta appunto dinanzi allo spettacolo come di fronte a una positività indiscutibile e inaccessibile. E appunto già vince lo spettacolo nella misura in cui l'accettazione passiva è già ottenuta, nella misura in cui noi accettiamo l'apparire dello spettacolo senza replica, con il monopolio di ciò che appare. Ecco in cosa sta il trionfo della civiltà dello spettacolo, come l'abbiamo definita. È appunto qualcosa di assolutamente manipolatorio, ecco. Dice ancora Debord nella tesi 13, il carattere fondamentalmente tautologico dello spettacolo deriva dal fatto che i suoi mezzi sono nello stesso tempo il suo fine e il sole che non tramonta mai sull'impero della passività moderna. Esso ricopre tutta la superficie del mondo ed è immerso per l'eternità nella propria gloria. Con ciò ci sta Debord sottolineando il fatto che il mondo dello spettacolo, della civiltà dello spettacolo, è di fatto un mondo autoreferenziale, un impero della passività senza confini, potremmo anche dire, dove noi dobbiamo semplicemente subire passivamente, pensando appunto di essere parti attive di questo spettacolo. Ecco, è un mondo autonomizzato dell'immagine, come anche lo chiama Debord, e appunto è qualcosa che noi subiamo pensando in qualche modo che sia buono in quanto tale perché fa apparire la verità. Ecco. Dice ancora Guy Debord, vi leggo un ultimo passaggio, la tesi 21, dice: lo spettacolo è il brutto sogno della società moderna incatenata che infine non esprime che il suo desiderio di dormire.
Lo spettacolo è il custode di questo sonno. Ecco, è splendida questa determinazione perché dice che intanto la società moderna è incatenata, si torna alla caverna platonica con gli uomini incatenati al collo e ai piedi, che con lo spettacolo la società incatenata non esprime altro che il suo desiderio di dormire. E lo spettacolo veglia su questo sonno, fa in modo che non ci si risvegli mai dal sonno dogmatico, avrebbe detto Kant, e quindi fa sì che dormendo si accetti passivamente l'incatenamento nel quale dunque siamo. Per questo direbbe Adorno che i dominanti possono dormire i loro sonni tranquilli nella misura in cui le classi dominate hanno smesso di sognare, ma non di dormire, aggiungerebbe De Boer, ma non di dormire.